dovere di esprimere, abbiamo il dovere di esprimere il nostro cordoglio, unanime e sentito, di tutti noi. Caos totale in Consiglio regionale, il gruppo dei 5 Stelle occupa la sala e scoppia la bagarre, urla e schiamazzi, hanno interrotto i lavori dell'assise per ben 4 volte. A spiegare il perché del gesto Valeria Ciarambino. Noi oggi siamo qua, facciamo un gesto forte, ne siamo consapevoli, occupiamo questo Consiglio, ma lo facciamo nell'interesse dei cittadini campani e della legalità, perché questo Consiglio vuole far finta di niente rispetto ad una vicenda gravissima che in qualunque altro paese civile avrebbe portato alle dimissioni del Presidente. Su questo Presidente grava un'ombra densissima che si addensa ogni volta di più e che tiene quindi ostaggio la Campania dei guai giudiziari di De Luca. De Luca ha detto una menzogna ai cittadini campani, è un dato di fatto, è una menzogna istituzionale veicolata con i canali istituzionali, eppure si fa finta di niente. Oggi è stato convocato un Consiglio dove sono stati messi all'ordine del giorno dei provvedimenti importantissimi che incidono sulla vita dei cittadini campani. Gli unici che hanno fatto un gesto nel senso della legalità e della trasparenza siamo stati noi del Movimento 5 Stelle, che abbiamo presentato una mozione di sfiducia. Gli altri si riempiono la bocca delle parole legalità e trasparenza. Oggi vogliamo richiamare tutti ad assumersi la responsabilità politica rispetto a questa vicenda. Contro il Movimento tutto il Consiglio, la Presidente D'Amelio ha tentato di spiegare quanto accaduto. Questa proposta non è stata accettata, non c'è il rispetto delle istituzioni. Io però non accetto provocazioni. Non ho voluto far sgomberare l'aula, non chiamerò le forze dell'ordine per far sgomberare l'aula, perché si devono assumere i consiglieri che l'hanno occupata la responsabilità di fronte ai cittadini di far capire qual è per loro il valore delle istituzioni. L'assemblea legislativa non è di nessuno, non è della giunta, è di tutti quelli che sono stati votati dai cittadini campani. Contro i grillini anche l'ex presidente Caldoro. La vicenda che investe il presidente della regione, che ha appunto mentito ai cittadini campani, produce questi effetti che vediamo. Quando perdi credibilità perdi tutto, che è la cosa più importante, è che devi mantenere una regione così importante, non riesce, come vedete, ad andare avanti in Consiglio regionale. Soprattutto non riesce a fare un dibattito insieme sulla grande questione che è successa in Francia. La legge infine sul riordino del ciclo delle acque è stata approvata, ma De Luca alla fine non ha relazionato riguardo il caso Mastursi.